Luca, non è la prima volta che il Catania accusa un'amarezza nel finale. Ne avete parlato nello spogliatoio, avete individuato un modo per venire a capo di questa situazione? Ma è quello che ci siamo detti a fine partita è comunque di non mollare, di tenere la testa alta. Purtroppo nel calcio succedono anche questi episodi, cambia la partita in 1 o 2 minuti, come oggi. Penso che la cosa che mi sento di dire è che non dobbiamo abbatterci, anche come ci ha detto il mister, di tenere testa alta e pensare già a martedì quando torniamo ad allenarci. Questo è il fatto che comunque la Catania per lunghi tratti del match si è fatto preferire alla Foggia, specialmente nel primo tempo. Qual è la differenza tra la prima e la seconda frazione? Forse abbiamo avuto anche nel secondo tempo qualche occasione per chiuderla e potevamo essere più bravi a fare il 2-0. Penso che lì avremmo gestito ancora meglio la partita. È ovvio che comunque avrà pesato anche quello che è stato l'impegno aggiuntivo infrasettimanale contro la Vibonese. Sì, no, certo, magari quello già era, lo sapevamo che potevamo calare nella seconda parte di questa partita. Ripeto, però siamo stati bravi, dovevamo sfruttare magari qualche occasione in più, però non, mi sento che abbiamo fatto una bella partita. Al di là del risultato amarissimo odierno, il pubblico continua a riconoscere l'impegno e davvero la predisposizione a giocare da parte di questa squadra. Vabbè, il pubblico, non c'è bisogno che lo dico io, basta guardare oggi l'atmosfera che si respira, allo stadio è di una squadra, di una piazza importante. Ma non lo dico io, lo dicono loro. Ogni domenica ci stanno dimostrando che Catania è una grande piazza. Loro lo dimostrano sugli spalti e a noi ci danno una grandissima mano. Mi dispiace quando purtroppo, soprattutto in casa, non riusciamo a gioire insieme a loro alla fine. Al di là del fatto che si è interrotta la serie utile, comunque emerge in questo momento del campionato, che è quello probabilmente più importante, l'identità del Catania, che ormai è quella, è certa ed è un'identità che si fa apprezzare. Sì, ci siamo costruiti dal ritiro, siamo diventati anche più una squadra più unita, abbiamo fatto gruppo e questo ci ha spinto e ci ha portato a fare queste partite.